Ciao ragazzi e bentornati con la settima parte di Jack and Dexter. Bene, eravamo arrivati qua alla grotta del ragno e dobbiamo stare attenti che ci sono quei ragni malefici che compaiono dall'alto e ci sparano anche l'eco scuro. Ok, praticamente qua, se mi ricordo bene, dobbiamo andare su di qua, perché dobbiamo caricarci di eco giallo e sparare contro quei mille piedi. Io intanto rischio già di cadere. Ecco, vedete, lì c'è l'eco giallo. Dobbiamo ricaricarci e sparare. Ok. Andiamo di qua. Ci arrivo. Incredibilmente ci sono arrivato. No, che culo, mamma mia. Ok, allora visto che siamo venuti di qua, andiamo di qua. Tacci loro. Niente, torniamo indietro da questa parte perché di là mi piace. Intanto mi ero già caricato, stato stupido a tornare. Piano. Faccio sempre l'impulsivo, poi alla fine precipito rovinosamente a terra. Ok, ammazziamo questo. Ma siamo questo qua. Non è facile beccarli, perché vedete che quando sparate cominciano ad andare molto più veloci. Ho beccato. Ok. Se non ricompare significa che l'ho beccato. Molta calma, liberiamo. Che culo, mamma mia. Ok, era quello che volevo fare. Esatto, ci serve dell'altro eco giallo. Non vorrei cascare. Ok, eccoci qua. Dai, tira fuori la tua bella testolina da schifo. Ok. Ah, intanto ho sentito anche una mosca. Mi ricarico comunque dell'eco, perché da qui posso colpirne un altro. Con calma. Bene. Ah, ce l'ho fatta. Ho liberato la caverna. La caverna dagli schifi. Stavo per cadere malamente. E dai. Batteria dove me l'ha mollata? È che non mi fido tanto a saltare così alla cieca, perché prima non vedo niente, secondo paura di cadere nell'eco scuro. Ah, là c'è una mosca. E da contare che devo raccogliere comunque più globi possibile, perché mi servono da scambiare. Finisce la batteria.
È stato più facile del previsto. Adesso sapete cosa faccio? Faccio un bel giro per raccogliere un po' di globi e poi io direi che posso andare. Ok, mi allontano prima che mi becchi. Dicevo, raccolgo i globi e poi mi posso avviare alla parte, come si dice, alla parte innevata. Questo? C'è un tipo là che sta scavando. Non è ancora finito. Questo? Come lo sconfiggo? Niente. Stava a dargli un colpo. C'è un bel po' da esplorare. Guarda qua. Sa che la parte innevata ci andiamo dopo. Qua c'è talmente tanto da prendere. Là c'è qualcosa. Qua c'è qualcosa. Beh, allora finiamo di esplorare qua con calma. Dai, girati. Intanto ci prendiamo tutti questi belli bei uova. Guarda quante belle uova. No, proprio tutto d'un tratto sono caduto. Maledetti. Affanculo. Porca di quella puttana. Dai. Qua si va su oppure si va di qua? Proviamo ad andare di qua. Ok, mosca. Aspettiamo che torni sull'elevatore. Rischiare di morire malamente ogni volta, però. Ok, di qua non c'è niente. Aspettiamo che quell'affare lì però si volti, perché... rischio sempre di cadere. Troia. Ma guarda te che figlio di puttana. Ancora, che due coglioni.
Ok, eccoci qua. Siamo tornati. Mettiamo il fuoco. Oh là. Prendiamo un po' di vita. Cazzo. Affanculo. Ok, mi guardo un attimo in giro perché per capire dove devo andare, ragazzi. Devo semplicemente salire più in alto possibile. Che brutta cosa. Quanto odio queste sezioni. Piano. Cazzo, per poco non saltavo, non facevo doppio salto. Per una batteria del cazzo. Acci. Ok, 54 batterie, ovviamente non mi ricordo più quante ne volevo. Sono cascato completamente giù come una pera, vabbè. Come cavolo faccio ad arrivare dall'altra parte? Ah, ok. Forse ho capito. Se però un treno all'8 o saltare senza guardare. Infatti. Ok, riproviamoci. Si sono respawnati anche tutti i nemici. Per fortuna che la batteria ho già preso. Dai, perché non ti sei appeso, mani mortacci tua? Oh, bravo. Ah. Sembra che ce l'ho fatta, eh? Capito, ma come cavolo faccio a darmi lo slancio? Non riesco a cambiare direzione. Ok, dai. Perché? 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 E perché? Oh, che palle. Ok, abbiamo finito. Affanculo. Ok, andiamo da questa parte. Poi speriamo di aver finito con questa grotta, perché mi sono già rotto le palle. Ok, finiamo proprio in bellezza.
Mamma mia. Guarda te dov'è la batteria. Proprio in mezzo ai ragnacci, maledizione. Io. Oh, esatto. Anche se non so dove siamo. Ah, siamo tornati da capo. Ah, ok, via. Porca di quella puttana. Dov'è che suona? Ah no, sono tornati indietro. Allora sono pirla, eh. Da questa grotta. Scusate ragazzi, mi squillava il telefono. Come al solito non mi chiama mai nessuno e quando devo registrare mi chiama il mondo. Cioè il mondo, non esageriamo. Bene, andiamo, avviamoci alla zona montana, montuosa, insomma, innevata. E poi vediamo solo com'è la zona però. Poi chiudo qua la parte, la faccio un po' più corta questa volta. Mazza? Dove cavolo è? Ah, che bello, abbiamo abbandonato quella cavolo di lava che io la odio veramente. Oh, siamo arrivati alla parte montagna nevosa. Non posso passare. Ma sono infiniti? Ah, c'è una mosca. Tutti coglioni. Ok ragazzi, sapete cosa? Chiudiamo qua la parte. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito. Vi do appuntamento con l'ottava parte di Jak and Daxter. Ciao a tutti ragazzi.